Guarda, succede semplicemente, questo l'ha detto bene Guglielmo Prolina su Facebook, che quando si perde una partita in casa con una squadra come il Messi, ovviamente si dà la stura a qualsiasi tipo di interpretazioni, anche le più malevoli. Io ho due cari amici in consiglio di amministrazione, che sono l'avvocato Giuseppe Caruso e l'avvocato Idalinda Reitano, che un po' di tempo fa, anzi mi pento di non avere colto subito al volo questa proposta, mi hanno chiesto di fare un po' delle dirette streaming tipo quelli che è il calcio dalla tribuna VIP del Catania, forse anche per stemperare un po' gli animi, ma anche per, come dire, prendere in giro in diretta quando avvengono queste cose. Non è che se mi sa che mi si vedo io e i miei ospiti e non si vede la partita, come dire, una presenza diretta della città, perché se queste cose poi anche le interpretazioni malevoli avvengono quando la città non si sente coinvolta, perché se la città tutta, no, a come dire, vedere, reagire, è più difficile che poi ci siano, cioè se un giocatore gioca male lo si prende in giro perché gioca male, se avviene qualcosa di strano e c'è un, come dire, un commento in diretta, beh, è più difficile che poi si facciano interpretazioni malevoli, o le interpretazioni malevoli possono essere giustificate. È una sorta di, come dire, di presa in giro molto affettuosa, che però, come tutte le forme di commento, diventa anche un controllo. E quindi vediamo, ne parlerò con l'avvocato Caruso e con l'avvocato Reitano, può darsi che faremo questa cosa, anche perché lo sport dovrebbe sempre, se è una cosa retorica da dire, ma dovrebbe sempre essere fuori da queste logiche, anche anche da parte del semplice spettatore, perché sai, se tu instilli nello spettatore, o se lo spettatore si autoinstilla un sospetto del genere, cioè che le partite possano essere in qualche maniera eterodirette dalle scommesse, è una cosa che veramente poi fa disamorare in maniera totale. Ok, allora in bocca al lupo per questa bella iniziativa. Non è niente di sicuro, è una cosa che abbiamo fatto così pur parlè, ma e invito invece tutti, questo scrivilo, perché sono un grande tifoso, sì, ad andare a vedere la Polisportiva Alfa, certamente, che è in serie C Silver e che da matricola è entrata nei playoff. Ah, complimenti. L'ultima è proprio sport allo stato puro, coinvolgente, bellissimo. E gioca ancora lì a Leonardo da Vinci? Gioca ancora a Leonardo da Vinci, esatto. Siamo arrivati ai playoff, e quindi insomma invito tutti. Io sono sempre lì quando gioca in casa, e molto spesso anche quando gioca fuori casa. Benissimo. Facciamo anche un po' di pubblicità, certo. L'ultima cosa. E adesso il Catania è decimo in classifica e giocherà contro il Lecce, che è la vice capolista, seconda in classifica. Quindi ti chiediamo così un pronostico e se puoi spiegare perché finirà in questa maniera la partita. Guarda, io penso che finirà in pareggio, perché il Catania deve dimostrare che c'è, perché se no veramente, insomma, io credo in un pareggio, mi auguro almeno in un pareggio, perché deve riscattarsi in qualche maniera di questa sconfitta in casa con Messi. Ok, è un augurio. Un pronostico. E quindi diciamo 1-1, finirà 1-1? Credo, ma potrebbe essere un 1-1, potrebbe anche essere uno 0-0 se ci chiudiamo, ci incatenacciamo per bene. Insomma, credo che sarà una partita molto giocata in difesa, ecco. Almeno dovrebbe, mi auguro. Ok, benissimo Ottavio, ti ringrazio molto.